Il Far East Film Festival, nella sua 22esima edizione, avrà una veste estiva. Data la situazione di emergenza sanitaria legata al coronavirus, il Centro Espressioni Cinematografiche di Udine ha deciso di posticipare la manifestazione, che si svolgerà quindi dal 26 giugno al 4 luglio. Uno slittamento che costerà alle casse del sodalizio circa 100.000 euro in più, ma che ha trovato concordi anche i due maggiori sostenitori dell'evento, Comune di Udine e Regione. Date le circostanze, gli organizzatori non possono che guardare i lati positivi della nuova data e al fatto che ci saranno 2 mesi in più per curare tutti i dettagli. Sarà un festival all'insegna del più, perché sarà più grande, nuovo e soprattutto più entusiasmante e coinvolgente. Questo ci permetterà appunto di rivedere sia la formula del festival, quindi diventa anche una sfida per noi, e anche naturalmente la strategia, perché a questo punto, scegliendo le date del 26 giugno 4 luglio, dovremo affrontare l'idea di costruire un festival del tutto estivo, un festival che viene dopo Cannes, mentre noi prima eravamo prima del festival di Cannes, quindi significa anche dal punto di vista del mercato, della nostra sezione dedicata appunto ai professionisti del cinema, un nuovo modo per riuscire a portare qui più persone che sono legate proprio all'industria cinematografica, per cui potrebbe anche esserci che ci saranno nuovi eventi, come ad esempio più eventi dal vivo, visto che saremo appunto in piena stagione estiva. È molto importante perché, ripeto, è una delle manifestazioni che ha un plus per quanto riguarda proprio la presenza di persone che vengono da lontano e quindi soggiornano in città, consumano insomma sia in albergo che nei ristoranti, e quindi non avere queste persone è un danno per la città. Adesso senz'altro le cose miglioreranno nei prossimi mesi e quindi alla fine di giugno senz'altro il clima sarà molto sereno e si potrà fare veramente ancora un bel Far East Film.